Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Battute finali di Siphon Filter 3 perché si è scoperto finalmente come stanno le cose. Quindi questa agenzia nascondeva tanti scheletri nell'armadio e il più grosso è stato praticamente scoperto nella scorsa puntata. Ci troviamo a Washington DC, Tribunale del Senato. Le cose iniziano a chiarirsi. Vince Hedden, il capo del consorzio Ombra che controllava l'agenzia, è stato ucciso da Mara Aramov. Gabe chiede a Teresa di rimanere nella sala udienze con gli agenti federali feriti e si mette sulle tracce di Mara Aramov. Ma le cose si complicano presto. Nell'edificio sono state collocate delle bombe virali e l'unico modo per bloccarle è recuperare il codice di disinnesco dall'ufficio di Hadden. Nel frattempo, la squadra artificieri è attaccata dai terroristi in tutto l'edificio e Mara sta fuggendo. Ricevuto, mi muovo subito. Credevo stessi tenendo d'occhio Aramov. Cosa diavolo ci fa qui? Non potevo seguirla mentre stavo testimoniando, no? Da quando ha eliminato Aten, la leadership all'interno del consorzio si sta spostando velocemente. Ci serve viva. Sono d'accordo. Teresa, aspetta qui i rinforzi. Io seguo Aramov. Capito? Quindi il vice segretario Aden praticamente era il vero capo dell'agenzia che, come abbiamo visto in Siphon Filter 2, nel finale di Siphon Filter 2, stava manovrando praticamente i fili per far indagare Gabriel Logan. Ecco, vedete qual è il problema qua adesso? Che sono tutti col giubbotto antiproiettile. Quindi bisogna fare attenzione. O meglio, non sono tutti col giubbotto antiproiettile, ma una buona parte sì. Okay, ho preso praticamente quello dietro e non lui. Pazzesco. Cioè, sono riuscito a colpire quello dietro e non quello che avevo davanti. Allora, da qua non si può entrare. Allora, io devo andare, se non mi ricordo male, esatto, prima all'ufficio di Adden, che però non so dove si trovi. Ecco, vedi, posizione sconosciuta, cattura Marar, vabbè, questo non mi interessa. Quindi dobbiamo andare praticamente. E qua non possiamo andare. Dobbiamo andare praticamente a salvare gli agenti. Anche perché poi Mara Aramov verrà catturata nella prossima missione, che sarà l'ultima. C'erano i condotti. Del nuovo Spy Game in arrivo il prossimo anno. Odio questa roba, non è mai come la realtà. Ah, vero, vero. Sì, che dovevo infilarmi da qua e poi scendere nella sala per aprire i cancelli. Io ragazzi, a volte le robe le ricordo mentre le faccio. È da un po' che non ci gioco qua. Esatto. Dio buono, Madonna mia. Sti nemici che ti spawnano così all'improvviso. Veramente che fastidio. Poi tutti col giubbotto antiproiettile, non puoi fare un cazzo. Proprio fastidiosi.
Sento dei passi, però non so dove sono. Ecco. Eccoci qua. No. Oh. Grazie di averci liberato. Ok, con quante bombe abbiamo a che fare? 20 ed esploderanno tra 5 minuti. Madonna. Se non abbiamo il codice per disinnescarle. Maledizione, al codice ci penso io. Ora dobbiamo andare verso l'ufficio, però non mi ricordo effettivamente dove si andava. Vediamo, aspetta, fatemi vedere. Forse prendo i cancelli ora. Ah, ecco, vedi, trovo il codice per disinnescare le bombe. Quindi devo andare dritto, poi a destra. Vabbè. Facciamo attenzione, perché ora qua... No, non spunta nessuno. Tanto ora spunteranno all'improvviso, lo so. Se tanto... Funziona così qua. Gabe, Mara e i suoi uomini sono nella metropolitana e stanno piazzando bombe ovunque. Se riesco a trovare il codice, tutte quelle bombe non le serviranno a niente. Scommetto che Hadden lo aveva scritto nel suo ufficio. Ah, ecco, vedi? Minchia. Palle ste robe così, madonna mia, le odio, proprio le odio, non avete idea di quanto io le odio. Che per entrare nell'ufficio devo sparare alla conduttura. Mugiari. Ho il codice di disinnesco. È 62493. Comunicalo all'unità degli artificieri prima possibile. Ricevuto. Muori, federale. Sì, madonna, c'è. Guarda da dove mi sono arrivati. Aprite il fuoco. È l'agente Logan. Di loro m'hanno... Come arrivo là sotto? C'è un ascensore nell'edificio che ti porterà giù. Ok, vado. L'ascensore ovviamente è questo, però... pieno di ostaggi. Ah, questi sono senza giubbotto antiproiettile, ok. Questi li possiamo eliminare easy. Aia. Però anche loro mi eliminano easy. Sì, vabbè. Veramente incredibile. Queste cose sono incredibili, ragazzi. Beh, ce l'abbiamo fatta. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Ora finalmente siamo all'ultima missione, quindi per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.